In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dio onnipotente, abbi misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Che oggi è passata a te da questo mondo, e poiché in te ha sperato e creduto, donale la felicità senza fine. Il nostro Signore Gesù. La loro partenza da noi una rovina, ma essi sono nella pace. Anche se gli occhi degli uomini subiscono castighi, noi siamo polvere. L'uomo come l'erba sono il suo giorno, come un fiore di campo così egli fiorisce. Se un vento lo investe non è più. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene l'altro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non rimane. Abbiamo ascoltato, parla delle anime dei giusti
che sono nelle mani di Dio. La vita di Magda può essere fede cristiana, l'ha ispirata per il suo molteplice impegno, soprattutto in anni in cui una donna impegnata nei campi difficili della politica, dell'insegnamento e dell'impegno civile è stata una donna giusta, perché ha seguito il Vangelo e l'ha tradotto nella vita di ogni giorno per il bene comune. La sua attività di insegnamento, ma soprattutto il suo impegno in politica, da donna intelligente per quegli anni, certo lontani da quelli attuali, ma che indubbiamente hanno prodotto una stagione molto florida di cristiani e cristiane impegnate nel mondo. Sembrano quegli anni lontani, anni luce, dagli anni in cui viviamo in questo tempo. Senza fare paragoni o esprimere giudizi, ma certamente quella è stata una stagione molto bella per i cristiani, impegnati nella rinascita del paese, l'Italia, e delle nostre terre meridionali, cristiani e cristiane che ci hanno messo passione, intelligenza, cuore per i fratelli. Magda è stata una di queste. Ha aspettato l'incontro definitivo con il Signore, si è spenta lentamente, consapevole che man mano, nei giorni che passavano, si avvicinava l'incontro e si è preparata. Come non ricordare, da parte mia, da parte di Don Alfonso, le visite a casa sua. Ormai nella fase del declino rispetto agli anni dell'attività frenetica, intelligente, quando si ricordavano insieme quegli anni del passato. Una donna delle nostre terre, che ha servito la regione d'Italia, Napoli, ha servito le nostre città, Napoli e Acerra. Questa donna dedita all'attività politica, alla cultura, all'insegnamento, era una donna che amava la bellezza, amava la pittura, ci teneva sempre. Ogni volta che andavamo a visitarla, a portarci nel suo piccolo studio, dove ci faceva vedere i suoi piccoli quadri, che puntualmente ci donava a me e a Don Alfonso, e noi conserviamo quei quadri che negli ultimi tempi dipingeva addirittura con un dito, con una mano che man mano veniva meno, puntuale anche nella scelta dei colori. Ne abbiamo avuto testimonianza da Gaetano, dove tramite Elena lei si serviva per i colori delle sue pitture. Ringraziamo il Signore per la sua vita a servizio del bene comune. E come Agostino diciamo anche noi: Signore, non ti chiediamo perché ce l'hai tolta, ma ti ringraziamo di avercela data. Ringraziamo anche Elena, ma sempre colpito questo sodalizio fraterno di fedeltà. Elena
fedele al servizio di mamma, come due sorelle che si aiutavano e si edificavano l'un l'altro. Ringraziamo Elena del servizio che ha avuto verso questa donna fino alla fine. Servizio anche questo intelligente, puntuale, senza piacerie, senza esteriorità, ma convinto, un servizio serio, davvero donne di altri tempi. Possa Magda intercedere adesso nella forma di intercessione verso il Signore, perché il Signore susciti nel suo popolo, nelle nostre città, uomini e donne che cerco in un altro modo e secondo le proprie caratteristiche e i propri carismi, i propri doni, possano però mettersi a servizio del bene di tutti. Grazie Magda per la tua testimonianza, quel Signore che hai amato, che hai difeso, che hai servito nella tua attività cristiana, possa adesso darti il premio promesso ai suoi servi fedeli. Battezzati in Cristo, crocifisso e risorto, nessuno di noi vive e muore da solo, ma restiamo sempre in unione con il Cristo Signore e con il suo corpo che è la Chiesa. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci Signore. Ascoltaci. Per la nostra sorella Magda, perché il Signore, accogliendola nella sua casa, gli conceda la gioia di renderla grazia in eterno. Preghiamo. Ascoltaci. No. Segue per la nostra sorella Magda, perché il Signore della pace la metta nella compagnia di coloro che hanno raccolto la ricompensa delle loro fatiche. Preghiamo. Ascoltaci. Per i parenti, familiari, gli amici, perché rafforzino nella luce della fede i vincoli di comunione umana e cristiana che li uniscono gli uni agli altri. Preghiamo. Ascoltaci. Per tutti coloro che si adoperano ad alleviare le malattie e le miserie umane, perché il Signore ricompensi chi lo serve nella persona dei sofferenti. Preghiamo. Per la Santa Chiesa di Dio, perché condivida con tutti gli uomini, mediante le opere di giustizia e di carità, la fede nella risurrezione di Cristo. Preghiamo. Accogli, Dio misericordioso, le preghiere che la fede ci ispira, ravviva in noi la speranza che il nostro corpo, ritornato in polvere, con la forza dello Spirito, risorgerà nell'ultimo giorno per Cristo nostro Signore. Thank you.
celebriamo, Padre, questo sacrificio di riconciliazione della nostra sorella Magda, perché possa incontrare come giudice misericordioso il Cristo che ha riconosciuto nella fede come suo Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre a ogni uomo, a te Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli è la salvezza di Gesù Cristo, canteremo la tua gloria.
Thank you.
nostra speranza. Un giorno ci troveremo nella casa del Padre, dove l'amore di Cristo che tutto vince trasformerà la morte in aurora di vita eterna. Anche con la commozione del momento mi consenta non solo a nome personale, ma credo anche di Lena e di tanti amici che sono come me legati alla nostra Magda. Un grazie perché nel suo saluto da quella cattedra, perciò meditato e illuminato, e di grande conforto per Magda, se ancora ce ne fosse stato bisogno di fare, per il servizio prestato nella Chiesa, per la Chiesa e per il bene comune. In una società convulsa e per molti versi avvaloriata, la sua testimonianza dimostra che si può essere o sforzarsi di essere buoni cristiani nel servire la persona che il bene. Lo ha fatto da docente, lo ha fatto soprattutto in politica. In politica, e questo è il motivo per cui siamo qui alcuni di noi, ma non tutti quelli che avrebbero voluto ed esserci, data anche la particolare circostanza, diciamo, cronologica. Perché lei ha saputo, anche con la semplicità del carattere, con la bontà, con la determinazione, che tutti gli elementi che contraddistinguevano la sua persona, ma per affermare che la fede cristiana non è un piano disgiunto da quello della vita, da quella cioè della realtà che il cristiano deve vivere nella società e in ogni attività umana. E lo ha vissuto molto intensamente, soprattutto. E solo questo voglio ricordare, perché non posso abusare della cortesia di tutti, lo ha fatto soprattutto con grande attenzione per i giovani, vero? Con i giovani, e questo era uno degli elementi sui quali eravamo molto convinti, e abbiamo avuto anche, come dire, una sorta di percorso unico, occupandoci di formazione, io, lei, al vertice della segreteria provinciale del partito a Napoli, io, lei, e però il sottofondo comune era quello di pagare ai giovani, perché è una responsabilità della politica, se intesa quella nel senso della P maiuscola, cioè che parte da una visione di società, da una fede che si fonda sulla competenza e sulla eticità, sia nel privato che pubblico. E questi erano principi e valori che Magda sapeva trasmettere molto bene ai giovani in modo particolare, e poi a tutto l'ambiente che lo circondava, perché riusciva a convincere, a persuadere con molto garbo, ma anche con puntualità di argomentazioni, perché si arrivasse sempre ad un punto di collaborazione, di unicità di intenti e non di divisione. Grazie Magda del dono dell'amicizia che hai fatto a me, tanti di noi, e soprattutto credo i più giovani presenti
che potranno meglio di altri continuare su quella scia a rappresentare dei valori di libertà e di giustizia secondo l'ispirazione cristiana, sappiano certamente tenere buon conto la testimonianza di Marina Navas. Grazie, arrivederci Marina. Grazie Sua Eccellenza, sarò molto breve. In Africa c'è un proverbio che dice che se tu dai un nome a un cucciolo ne sei responsabile per la vita. Molti di noi che siamo oggi qui eravamo a chiamare zia Magda col nome di zia. Il secondo comandamento ci ricorda l'importanza che diamo come nome e che ci diamo, e che tale nome deve trovare riscontro nella vita quotidiana. Zia Magda ha testimoniato nella fede il suo essere zia, seguendoci nelle nostre vite, più o meno da lontano, ma sempre con dedizione e amore, come una vocazione, come proprio quando le zie. Così ci ha insegnato che essere cristiani e testimoni di fede altro non è che rispettare responsabilmente e consapevolmente il nome che ci diamo e che diamo alle relazioni di tutti i giorni, nonostante la fragilità e caducità di esseri umani. Nel giorno del perdono francescano, noi ti diciamo grazie, zia Magda, per aver potuto dare noi l'onore e la gioia di poterci dire i tuoi nipoti. Ciao, zia. Nelle tue mani, dei santi di Cristo, ora, nella tua misericordia senza limiti, apri le porte del paradiso. E a noi che restiamo qua giù, dona la tua consolazione con le parole della fede, fino al giorno in cui tutti i figli di Cristo potremo vivere sempre con te.